Ma quindi se a questo punto i dati che vengono presentati in letteratura ci danno un effetto neutrale del progesterone, richiamando anche i vecchi dati che evidenziavano una relazione inversa tra i livelli ematici durante il ciclo mestruale e il rischio di carcinoma mammario, possiamo individuare quali possono essere i fattori, diciamo, critici di una terapia progestinica nella definizione del rischio. Quindi può essere l'utilizzo del tipo di molecola, il tipo di molecola utilizzata, il tipo di regime, la via di somministrazione. E quindi addentriamoci nel mare di molecole progestiniche che abbiamo a disposizione. Noi sappiamo che esistono circa 200 molecole progestiniche di sintesi che condividono tra di loro, con il progesterone, la capacità di trasformare un endometrio proliferativo in un endometrio secretivo, ma che sono assolutamente diverse tra loro, diverse per struttura chimica. Questa è una classificazione in base all'origine della molecola. Abbiamo quindi i derivati del progesterone naturale, il progesterone micronizzato, l'idrogesterone, i derivati del 17 idrossiprogesterone, il ciproterone acetato, il medrossiprogesterone acetato, i derivati del 19 norprogesterone, il nomegestrolo, il trimegestrone, il promegestone, e i derivati androgenici del 19 nortestosterone, noretisterone, levonorgestrel, derivati dell'alfa spironolattone e il drospirenone. Queste sono le molecole che principalmente vengono utilizzate in postmenopausa. Sappiamo che vengono utilizzate in modo diverso negli Stati Uniti, appunto l'utilizzo del medrossiprogesterone acetato quasi esclusivo, nel Nord Europa e nel Regno Unito prevalentemente viene utilizzato il derivato androgenico, nell'Europa del Sud, principalmente in Francia, viene utilizzato un'ampia gamma, tra cui appunto il progesterone naturale, il progesterone micronizzato. Molecole che differenziano dal punto di vista chimico, differenziano dal punto di vista farmacologico, farmacocinetico, quindi diversa potenza che si ripercuote sulla dose terapeutica, diversa emivita. E ancora diverse caratteristiche di tipo farmacodinamico. Sappiamo che al di là dell'azione sul recettore progestinico, le molecole sono in grado di agire su altri recettori steroidei. E quindi senza entrare nei dettagli, vediamo che i derivati del 19 nortestosterone presentano degli effetti androgenici a differenza del drospirenone, a differenza dei derivati del progesterone, con la sola eccezione del medrossiprogesterone acetato che presenta dei parziali effetti appunto di tipo androgenico. E diciamo che questi effetti rappresentano un po' il fulcro dello studio in relazione al rischio oncologico. Consideriamo infatti che alcune molecole, il noretisterone acetato, grazie in virtù di un effetto simile estrogenico, è dimostrato incrementare la proliferazione a livello mammario, effetto mediato dai metaboliti 5-alfa ridotti. Guarda caso, è stato dimostrato che nel tessuto neoplastico vi è una prevalenza di conversione in metaboliti 5-alfa ridotti piuttosto che in 4-alfa pregnani. Ma forse, come abbiamo già anticipato, il fattore di tipo androgenico comporta un'influenza di tipo metabolico che sappiamo essere molto rilevante dal punto di vista oncologico a livello mammario. Come abbiamo già detto diversamente oggi, sappiamo che l'insulina, quindi l'iperglicemia, l'iperinsulinemia, la resistenza all'insulina e il fattore di crescita insulinico ad essa altamente correlato sono in grado di avere un effetto proliferativo diretto a livello mammario ed indiretto attraverso la secrezione androgenica, la riduzione della principale proteina vettrice, l'SHBG, con conseguente incremento di androgeni biodisponibili. E sappiamo anche che la terapia estrogenica per OS, in virtù del primo passaggio epatico, è in grado di revertire, diciamo, questi effetti. Ebbene, appunto, proprio in relazione al grado di androgenicità, le molecole, diciamo, progestiniche hanno visto, diciamo, controbilanciare gli effetti della terapia estrogenica per OS, per cui incrementare l'insulina resistenza ed annullare quegli effetti su, come si vede in questa figura, su IGF-1 ed IGF binding protein e sulla SHBG. Quindi, ancora
ancora una volta incrementando la quota di androgeni biodisponibili a livello mammario. Biodisponibili e quindi in grado di essere convertiti, come si diceva all'inizio, di essere convertiti in ormoni estrogeni. E veniamo a questo concetto che è definito come intracrine concept, definito da Pasqualini, che a lungo ha studiato l'argomento, per cui appunto a livello mammario, a livello periferico, esistono gli enzimi di sintesi estrogenica. E sono state studiate diverse molecole in grado di modificare l'attività, tale attività enzimatica. Per cui vediamo che il progesterone, i derivati del progesterone, il promegestone, l'idrogesterone, il nomegesterone acetato, fino ad arrivare al tibolone per il 90%, sono in grado di inibire l'attività della solfatasi, la principale enzima presente a livello del tessuto mammario neoplastico. Così le stesse molecole sono in grado di aumentare la solfotransferasi, cioè un enzima di inattivazione, quindi con un effetto positivo. E allo stesso modo, senza entrare troppo nei dettagli, che risulterebbe noioso, incrementare l'attività della 17-beta-steroidoidrogenasi e ridurre quella della 17-beta-steroidoidrogenasi di tipo 1, con complessivamente quindi un effetto di tipo antiproliferativo a livello delle cellule cancerose mammarie. E per cui lo stesso autore introduce questo concetto di modulatori enzimatici selettivi, per cui accanto agli antiestrogeni classici, il tamoxifene, o agli antienzimi, gli antiaromatasi, esisterebbero alcune molecole, almeno ci si auspica che esistano, alcune molecole progestiniche, così come derivati del progesterone, che a dosi fisiologiche, questo è molto importante, avrebbero degli effetti antiproliferativi, antiestrogenici, cioè a livello mammario. Rapidamente, il tipo di regime. Gli studi sono difficilmente confrontabili a questo proposito. Questa è una tabella in cui le righe nere evidenziano, le barre nere evidenziano i regimi continui, a differenza delle barre grigie che evidenziano i regimi sequenziali. In realtà, quindi, con un effetto, diciamo, anche visivo. In realtà, appunto, questi studi sono difficilmente confrontabili, probabilmente vi è un bias di selezione con prescrizione di regimi sequenziali in donne maggiormente a rischio e differenza di utilizzo. Per cui anche l'ultima review di Collins e Crosignani evidenzia sì una differenza tra regime combinato e regime sequenziale, ma probabilmente una differenza clinicamente non significativa e anche dal punto di vista biologico non così plausibile. Sappiamo che quindi, sto per concludere, le società, diciamo, internazionali definiscono queste molecole come brutte molecole, non solo per il rischio oncologico ma anche per il rischio di tipo cardiovascolare, quindi viene indicata di minimizzare l'esposizione alla molecola progestinica e possono essere quindi proposte delle vie alternative accanto al cosiddetto ciclo lungo, cioè l'utilizzo del progestinico per 14 giorni ogni 3 mesi, l'utilizzo del progesterone per via intravaginale e appunto, come si diceva anche prima, l'utilizzo del dispositivo intrauterino, che seppure diciamo, i dati in letteratura non sono definiti, comunque sembrano essere comunque interessanti. E quindi per concludere, che cosa possiamo dire? Possiamo dire sicuramente che negli studi che abbiamo a disposizione vi sono realmente poche le molecole utilizzate, per cui i dati non possono essere tratti di sicuro con certezza. Grande importanza al fattore androgenicità e a questa modulazione enzimatica, almeno per i dati che abbiamo a disposizione. Dati non conclusivi appunto sul regime e sulla via di somministrazione. Possiamo quindi concludere che dai dati a disposizione sicuramente progesterone micronizzato, idrogesterone, nomegestrolo e aggiungerei il drospirenone, come ha fatto vedere il dottor Gambacciani, sembrano avere il profilo, diciamo, più sicuro. Grazie a tutti. Il messaggio, take home message, non deve esistere chi è favorevole o contrario a questa terapia, ognuno deve decidere per quel paziente, soltanto così acquisteremo la nostra credibilità. Grazie a tutti e buon lavoro agli altri.